Buongiorno a tutti ragazzi, qui Tecnarca con una nuova partita in VGC 2016. È la prima del canale, se non sbaglio, ed è anche la prima partita che ho disputato durante il girone in Svizzera al campionato regionale di Treviso. Quindi campionato regionale, uno dei regionali italiani. Ricordo il secondo organizzato in questa stagione 2015-2016. Il mio avversario era Roxas, non ricordo adesso il nome. Come possiamo vedere, aveva Ho-Oh, Salamence, Kyogre e Amoongus. Mentre io in questa partita ho portato Gotytail, Kyogre, Talonflame e infine Ferrothorn. Bene, ragazzi, spero che questa partita possa essere di vostro gradimento. Buona visione. Allora, come detto prima, vediamo che il mio avversario manderà in campo Salamence e Ho-Oh. Io appunto manderò in campo Gotytail e Kyogre. Devo dire che è stata, penso, la partita più bella del regionale, in quanto ho fatto veramente le grandissime predict che mi hanno aiutato a vincere la partita, senza le quali appunto non avrei mai vinto questo incontro. Anche perché il mio avversario aveva un gran bel team, in quanto appunto Ho-Oh, secondo me, è veramente un bel Pokémon, uno dei four leggendari più forti, che appunto perde soltanto da Kyogre. Proprio per questo ho deciso di mandarlo in campo, ovviamente. Vediamo come Salamence si mega evolve e va di gran voce. Io qui non proteggo nessuno, sapendo comunque di reggere sia sdoppiatore che un probabile sdoppiatore Valdeali su Kyogre, in quanto appunto vi ricordo che gioco Kyogre Relaxed, ovvero Placido. Qui Ho-Oh fa sostituto e io predictando appunto una protezione, un venti in coda, comunque un qualcosa del genere, vado di idrovampata su Ho-Oh, eliminandogli il sostituto. Gotytail 7 indisturbato, distorto zona. Qui proteggo Gotytail perché pensavo sinceramente che Ho-Oh con Valdeali potesse mandare KO a Gotytail. Qui Ho-Oh appunto usa protezione, predictando appunto la protezione di Ho-Oh, o comunque la non prote la il fatto che Salamence non si proteggesse, vado di gelo raggio su Salamence che va KO in un solo attacco. Il mio avversario allora manda in campo Amoongus che ovviamente ha vita facile in distorto zona. Anche qui faccio una bellissima predict, o meglio una contro predict del mio avversario che si aspettava lo switch di Kyogre e quindi mi fa spora su Gotytail. Io però invece di proteggere Kyogre o ritirarlo, vado di idrovampata su Ho-Oh che va KO. Complice anche un brutto colpo, beh, penso, in quanto l'attiva speciale di Kyogre, l'attacco speciale di Kyogre non è massimizzato, mentre l'attiva speciale di Ho-Oh, anche base, è veramente altissima. Qui entra in campo l'ultimo Pokémon del mio avversario, ovvero Kyogre. Vediamo come Amoongus può tranquillamente fare spora anche sul mio Kyogre. E nel mentre Gotytail si sveglia e va di psichico su Amoongus, che non gli riesce a levare neanche metà vita, purtroppo. Qui ancora una volta il mio avversario predicta lo switch di Kyogre in Groudon, che però appunto non avviene, in quanto non potevo permettermi uno switch, considerando i Pokémon dietro. Allora decido di appunto andare di psichico su Amoongus, che si sveglia. Scusate, psichico con Gotytail, il suo Amoongus, il quale si sveglia e gli fa attivare la sua bacca cetro. Qui Kyogre continua a dormire e il Kyogre avversario va di tuono, non mandando KO il mio Kyogre per soltanto 3 PS. In tutto questo finisce la distorto zona. Il mio avversario, anche qui predictando comunque lo switch di Groudon per fargli danni sicuri, usa gelo raggio invece di non fare danni, magari pensando a un probabile switch di in Groudon e quindi vedere le sue mosse acqua annullate. Vediamo appunto nel mentre Gotytail che outspeed Amoongus e lo manda KO con Spora, scusate, con Psichico. Kyogre infine è rimasto da solo contro Ferrothorn e non può far altro che provare
a fargli più male possibile con primo pulsar. Qui evito di andare su, cerco di fare la mossa più sicura, ovvero usare Parassi Seme, che è una precisione maggiore rispetto a Vigor Colpo. Giammai non vogliamo perdere per un qualche miss di Vigor Colpo. E appunto setto il Parassi Seme su Kyogre. Entra in campo Talonflame, che va di Baldeali e fa veramente tantissimi danni a Kyogre. Il Kyogre avversario usa ancora una volta primo pulsar, che manda KO Talonflame e fa veramente veramente male a Ferrothorn. Questo fa capire quanto siano realmente forti queste due Primal, queste due archi evoluzioni, che riescono a fare veramente tanti danni con una mossa non molto efficace, anche un Pokémon con le difese alte come Ferrothorn. Vediamo appunto che con Vigor Colpo infine riesco a mandare KO il Kyogre avversario. Bene ragazzi, spero che questa partita vi sia piaciuta. Vi ricordo che era la prima partita del girone in Svizzera del campionato regionale di Treviso. Vi ricordo a tutti di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuta questa partita. Un abbraccio da Tecnica Arca e dal Team Infinity.